A tutti voi un cordiale saluto e l'augurio di un santo Natale. Desidero esservi accanto in questo momento di grazia in cui siamo chiamati a vivere il Natale di Gesù, non un Natale tra i tanti, ma il Natale di Gesù. E il Natale di Gesù ogni anno è portatore di grazia e di speranza, quella speranza di cui abbiamo bisogno per affrontare questi giorni non luminosi e non sempre ricchi di fiducia. Desideriamo veramente aggrapparci a Dio, riconoscere che in quella mangiatoia quel bimbo è il figlio di Dio che viene a riconsegnarci un messaggio di grande speranza e di grande respiro. Il messaggio è quello della compassione, della vicinanza, della tenerezza con cui Dio guarda la nostra esistenza. Egli che è datore di semi, di libertà, è datore di semi di giustizia, ci invita ad assumere la responsabilità di riconoscerci figli di Dio e proprio per questo, riconoscendo la sua paternità nella nostra vita, attraverso l'incontro col bimbo che è nella mangiatoia, aprire il cuore con fiducia all'esistenza, sapendo soprattutto restituire dignità alla nostra vita personale e alla vita di ogni uomo che incontriamo. Ecco, io vorrei chiudere questi auguri con una frase che proprio l'altra sera, girando per le periferie della nostra città e incontrando con la comunità di Sant'Egidio, coloro che vivono avvolti nei cartoni durante la notte, ecco, con una frase appunto che uno di loro, Sabino, un figlio di questa nostra terra, mi ha consegnato con tanta semplicità e tanta luminosità. L'importante, diceva Sabino, e sorridere perché ogni giorno il Signore fa sorgere il sole su di noi e questo ci basta per avere speranza e vivere ogni nostra giornata. Parole di una semplicità e di una povertà, se volete, estrema, ma di una verità grande. Quella verità delle piccole cose che spesso smarriamo, soprattutto in contesti così belli e così luminosi come quello del Natale. Allora torniamo veramente a contemplare questa dignità che risplende nella nostra vita, imparando a fare un po' di silenzio intorno a noi, imparando a ricontattare questo spazio umile ma fecondo attraverso cui possiamo contemplare la grandezza di Dio, ma anche la grandezza della vita che ci è donata tra le mani. Vorrei allora consegnarvi gli auguri attraverso la voce di Vito Signorile anche. Vito Signorile, che è un attore e un interprete meraviglioso degli scritti di Vito Mauro Giovanni, uno scrittore barese ormai scomparso, ci consegnerà in vernacolo barese qualche sprazzo appunto del mistero del Natale, così come lo sanno guardare le persone dal cuore semplice, così come lo sanno guardare i poveri e gli umili. Buon Natale veramente a ciascuno di voi con grande affetto. Como não vou, São José, o velho falenhão, se não averti que a Lamadon esteve para filhar. Lamadon estava para filhar. Allora São José, marido e padre buono, se nascia daqui num posto onde Jesus pudesse nascer bel, seguro, e andando amici, namici e parindo escuchando. E cammina, 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 cammina. Ma non acchiava un buco a do scaffarsi. Addemandava a casa grande per nonna, per te che taverna, a gente ricca, a gente povera, tup tup, buona gente. Tenete un posto da tenere per una notte, un santo falegname alla Vergine Maria. Ma c'è da fare, tutti in sbattevano la porta in bacio, cammina, vai via, fuori. E cammina, 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 cammina. Finalmente la Santa Vergine San Giuseppe vecchio. Vedere una capanna tutta abbandonata. A dove faceva un freddo. Ma un freddo. Allora chiamando da dove? Chiamando da te. Ci sei stato qualche anno ma vivo. E così fu che San Giuseppe vedì le pasture e le cazzale che stavano sotto a naro da chi divan. Vergine Maria. Dice la Madonna, tu state dove appoggiati sopra la paglia. Io mi vado ad arrivare a quella gente là vicino all'arua, a vedere se mi danno un mers da fuoco. Stai buona, Vergine Maria piena di freddo, che io vado e vengo. E speriamo che venga il fuoco. O povero San Giuseppe, che mi chiede bella bella Madonna,
Già metti pure un mantello su, e fred fred, facendo facendo, con come sono assoluto in guedi, scia la pasturca stem de sotto guardo. Uè, buona gente, disse a come arrivò a guardo, già da restare un mese di fuoco a un vecchio falegname che aveva camminando con la giovane sposa incinta. Pigli tutto fuori che avevo San Giuseppe Benedetto di Cernichin, che la Vergine Maria si va in Galdescio. Chi è che non conosceva San Giuseppe? Tutto il mondo conosceva San Giuseppe. Piglio San Giuseppe, diceva il pastore. Ma il vecchio falegname si grattava la cacozza. Addoccapro aveva metco di fuoco. Piglio San Giuseppe. E sotto la cazzella radevano sotto al baff. Quel povero di San Giuseppe non ne è venuto per mettere fuoco né uno scaldino, né una zappir, né uno scadwecchio. Allora ce faccio San Giuseppe. Si strazzò un stezzo di camisone, si camagliò la mano e da sopra mette due o tre stezzi di carbone ardente e facendo che la mano che è lucente come il sole portò con le muerse di fuoco alla Vergine Maria per non farla morire di freddo e non s'abbracciò la veste e non s'abbracciò la mano. Ma quando arrivò alla capanna la chioca stava già riscaldata perciò andava tanto da dannanti e passato un uovo. Uvo, vedi o ciuccio, già domani dice, caro fratello ciuccio, che ti stai facendo a queste banne? Senti, ciuccio, stavo a camminare con la Madonna San Giuseppe, stiamo stanchi, e già mi ha fermato due in da questa capanna, dove facciano un freddo che non si capisce. Uè, fratello Uvo, perché non facciamo un obrabone? Cuffiate neste, potessi mangaldesci questa capanna vecchia e fredda. Uvov non si faccia i dici due volte e subito si mette a sfiatare per caldesce la Santa Vergine. Ma un cornuto di ciuccio, grande e debosciato, invece di sfiatare non si mette a fare io. Io, perché come faccio un ciuccio? Io. E adesso, tutto che caldesce, viene saluto Uvov. Allora il Padre Eterno, che vede tutto dall'alto dei cieli, spalangò le nuvole e dice... Vove, tu sarai buono e mansueto in eterno. Ma tu, ciuccio, che non sei voluto a caldesci il figlio mio che devo nascere, tu, ciuccio, sarai sempre ciuccio. Sarai ciuccio e capo di ciuccio. Se va dice, San Giuseppe, a chi ho la capanna già riscaldata. Se facci meraviglie, subito metti il carbone in terra. E fu tan, che come fu, come non fu, la capanna si illuminò tutta. E pareva che da niente stava iore argente, tutte le ceve, tutti i ardenti. Fu tan, che menza che da luce, Maria cominciò a sentire gran dolore. Chiangeva, Maria si torceva, a chian si stenne in terra. E sparisci il freddo, e sparisci il caldo, e tutto uccide sangue di stelle. Dolcemente, la Santa Vergine Maria si mette la mano sopra la vente, e non metti sospiro, e non metti la mente, che tutta la santa pacienza, mani sopra la terra, un re di tutta la gente, un re del re di che sa terra. E su in giro l'angelo facevano festa, e cantavano canzone, cantavano ascezza. San Giuseppe stava chiede con nendezza. Maria pagò i figli suoi un mattino dalla mangiatore. E mentre in giro lucevano tutte le stelle, sopra la terra spuntarono le fiori più belle. E tutto il mondo e tutta la terra si decettò o canto dell'angelo che diceva viate a voi. Viate a voi che trite buona volontà. Si decettò il re e regina. Cazzale, pasture, remmaggio, frutto, vendere, vecire, e tutto per giorno che decatenevano, ci tenevi oro, ci tenevi argento, ci formaggio, ci gaddini, ci monete, ci mandelle, e si metterne in cammin, perciò tutto per nascere il re del re. E voi? C'è stata fede, tutta la bocca aperta, eh? Venite, tutti quanti, a Maci, alla Grotta Santa.